Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a recuperare un'arma un po' particolare, un boomerang veramente bellissimo da avere nella nostra collezione, e vediamo dove si trova. Forse è un po' non difficile, un po' lungo da trovare, non so, forse neanche, però dipende, insomma. Siamo nel sottosuolo. Per arrivare in questo punto qui, vi faccio vedere, basterà semplicemente infilarci in questo baratro qui, vicino al sacrario di Runakita. Faccio vedere meglio dall'alto. Voi vi infilate qui dentro e da qui vi spostate e arrivate fino a questo punto. Sempre con la vespetta, vi consiglio. Dopodiché, da qui io vi faccio vedere il percorso con la vespetta per andare a sbloccare questa radice e poi andiamo a sbloccare anche questa. E se avete già questa radice, fermatevi direttamente qui, perché è da qui che andremo a recuperare l'arma. Però per completezza vi faccio scoprire tutta la mappa in maniera tale che riusciate a vedere meglio anche dalla vostra. E basterà appunto con la vespetta arrivare qui e poi ci buttiamo qui. Questa zona è molto profonda, per cui ora mi costruisco la vespetta, mi metto una puntina come punto di riferimento per non andare dalla parte opposta e poi ci vediamo a brevissimo una volta che ho costruito la vespetta. Come al solito c'è il video sul canale se non sapete come fare. Ok, eccoci qui, quindi saliamo sulla nostra vespetta e partiamo. Ok, una volta arrivati qui attivate la radice e poi dopo ci dirigiamo verso l'altra radice. Eccoci qui, attivate anche questa, dopodiché da qui vi faccio vedere il percorso direttamente a piedi. Ed eccolo qui, boomerang della brezza. È bellissimo ed è veramente molto molto utile. Ovviamente essendo un boomerang, lanciandolo tornerà da voi. Per cui va da sé che se gli appiccicate sopra un qualcosa che congeli i nemici, fate le stragi. Cioè, andate, li congelate, poi magari gli tirate, che so, il fuoco, il fulmine. Fate una strage, veramente. Per cui arma molto molto utile e molto molto figa, anche da tenere esposta solo nella casa di Link. Insomma, ne vale la pena. Detto ciò, giovani, per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima.